E salve a tutti carissimi investitori, quest'oggi siamo al Web Free Digital Summit di Verona, ci hanno persino dato il nostro stand personalissimo e andremo a fare un po' di interviste imbruttite agli influencer. Lasciate un commento dove ci date qualche consiglio, suggerimento su quello che volete vedere nei prossimi video, perché noi ci teniamo tantissimo, li guardiamo sempre, e iscrivetevi al canale. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Ciao ragazzi, benvenuti all'intervista. Volete presentarvi? Io sono Chiara, sono qua al Web3 Digital Summit con Officina DeFi. Buongiorno Crypto Workers, io sono il vostro unico, inimitabile e adorato 0x Balder e sono il founder di 0x Business, che vedete qua in questo meraviglioso stand. Sono Giorgio, meglio conosciuto come Crypto Chef. Io sono un admin del gruppo DeFi Italia, conduco Crypto Confidential, faccio un po' di cose tra cucina e crypto. Sono Elijah, conosciuto come Elijah di Sobe, principalmente speculatore sui mercati finanziari, soprattutto negli ultimi anni con le cripto. Ogni tanto investo in qualche cosa di interessante. Mi chiamo Matteo, sono il founder di CoinStudy. Siamo una realtà cripto italiana e trattiamo principalmente macro e analisi progetto, DeFi e NFTs. Simone Manco, 29 anni, Crypto Beers. Chi sei? Ti vuoi presentare? No. Allora, cominciamo con le domande direttamente. Hai più soldi in cripto o nel tuo conto in banca? Il mio conto in banca è a zero. Mi chiamo tutte le settimane perché sto pagando un mutuo, perché vado sotto con la rata. Preferisco non rispondere. Perché ho un disturbo post-traumatico, mi sento povero se rispondo. Crypto. Al momento banca, che è bruttissimo da dire, ma siccome sto costruendo casa sono leggermente sbilanciato. Dove sposto? In fiat. Ma fino a un anno e mezzo fa era molti più soldi investiti non solo in cripto, stock, oro e cripto era l'80% del mio patrimonio e tutto in banca il 20%. Fuck the system. Crypto, cioè non credo che ci sia proprio confronto. Il mio conto in banca è tipo quello di un senza tetto più o meno, cioè ho quasi tutto investito. Non ho criptovalute io. Zero. Zero. Divulghi cripto ma non hai cripto. Esatto, sono uno strumento pericoloso, preferisco non averne. Però ce l'hai avuta in passato? No, no, mio cugino. No, guarda, io sono in questo momento all in cripto. All in vuol dire che nel conto corrente a volte mi devo far offrire le scene se non prendono le carte. Quindi ho solo criptovalute. Anzi, aiutatemi a far accettare pagamenti in cripto a tutti i ristoranti, sennò qui. Io ho poche cripto e anche il conto corrente è vuoto. Ah, ok. Quindi comunque mi devo far offrire. Hai mai fatto acquisti in cripto? Sì. Sì, mi è capitato, tra l'altro, roba divertente. Cioè, io l'Airbnb me lo sono fatto pagare da un mio amico e poi dopo gli ho dato i soldi in USDT su BSC. No. Non lo so, forse per sbaglio, perché magari ho sbagliato a cliccare. Vabbè, tu invece hai tutto in cripto, quindi pagherai spesso in cripto? No, perché purtroppo sono pochissimi. Non gli dare confidenza. Ah sì? Brutta persona? No, mi capita purtroppo poche volte di pagare in criptovalute perché ancora sono pochi gli esercizi. Qual è la cosa più strana che hai acquistato in cripto? Io uso la mia carta che pago in cripto per pagare qualsiasi cosa, perché come vi ho detto non ho contanti, non ho euro. Si scherza, amici della postale. Marijuana. Secondo posto, una bottiglia di whisky pagata 1.2 luna. Luna quando? 2 giorni prima del crash. Non penso si possa dire davanti a una telecamera. C'è il rischio di arresto? No, però sai, l'emulazione. La cosa più strana che ho acquistato in cripto non ne ho idea. Credo forse la sedia ergonomica per la postazione PC. Tipo poltrona da gaming? Sì, ma è un Herman Miller da $1000. Sì, da gaming, super ergonomica. Credo di averla pagata. Con che cripto l'hai pagata? Stable. Credo BUSD. Ma onesto, adesso lo utilizzate parecchio per mandare tipo soldi agli amici e così. Cioè, per fare un acquisto specifico, proprio. Ma non ho mai tipo detto a qualcuno accetti Bitcoin per dire li ho pagato in Bitcoin, anche perché onesto io penso che sia più un asset in stile appunto commodity e quindi cioè non ha senso che io lo spenda, hai capito? Mai comprato niente tipo sul mercato nero, nel deep web? Non cose che posso dire in questa intervista, cioè dopo te lo dico, cioè. Non lo so, tipo forse carte regalo su Bitrefill, ma che io sappia non mai prese, non, no. Allora, in pieno Covid ho comprato, non so se si può dire ma lo dirò uguale, l'erba legale, quindi al CBD, sul sito Amaweed in criptovalute. Quindi questa è una cosa particolare che ho comprato con le cripto. Non sei l'unico che ha comprato erba con le cripto. Ma magari le persone compravano cose più losche sul deep web, io no, in un sito Google, Amaweed, pagamenti in cripto e via. Qual è il più grande errore finanziario che tu abbia mai fatto? Nascere.
Ah no, finanziario. Finanziario. Scusa, finanziario. Rinascere penso sia stato, l'ha fatto tua madre. Sì, è stato un errore loro, però io ci ho messo anche del mio poi a venire al mondo. Finanziario, non rischiare abbastanza. Ho rischiato sempre poco e quindi molti pochi profitti. Purtroppo sì, puoi rischiare di più, quando è il momento. Il mio errore finanziario più grande è stato buttarmi nelle shitcoin, soprattutto negli NFT. Ho imparato tante cose ma ho perso un fracco di soldi. Io non sono mai andata né nelle shitcoin né negli NFT, ma mentre crollava Luna ho iniziato a comprarla. Chiedimi perché, non lo so, ancora. E credere di essere intelligente e quindi di capire come funzionano le cose, quindi... Darci un esempio proprio specifico. Ad esempio The Fake Kingdom, okay, che era un progetto su Harmony, di un gioco, play to earn, andava molto bene, sì, sono sì, andato molto ricordo. Presto, Pierre Ponzenomica a 180.000 per, arriva da 0,20 a $24, e io cosa dico? Faccio cash out. Salirà ancora, no? Arriverà a $40 come minimo, è tornato a 0,18. Ho bruciato un conto di trading da 10.000 euro in 2 o 3 giorni. All'inizio proprio? Sì, in realtà no, pensavo di essere già non all'inizio, ma in realtà ero all'inizio. Erano i risparmi di 5-6 anni di lavoro. Guadagnavo 1.000 euro al mese ai tempi. Sì, quindi l'ho bruciato in 2 o 3 giorni, mi sembra. Quello è stato letale, diciamo così. Ho partecipato nel 2017 a troppe ICO e ho sputtanato un botto di Ethereum buttati al giro. Bei tempi quelli. Bellissimi tempi. Insomma, non per il mio portafoglio, però sì, bellissimi tempi. Se potessi inventare una nuova criptovaluta, che nome gli daresti e quale sarebbe il suo scopo principale? Questo video, che persone possono guardarlo? Degen, media stai sui 24 anni fino ai 30, la media del canale. Ah, ok, quindi siamo comunque maggiorenni. Sì. Allora, io farei un figa coin. Interessante. Tutto il mondo dei gen ampliato, nel senso che la vita va vissuta, va goduta e non bisogna privarsi di nulla. Non so cosa ne pensi. Santa Claus, per fare le feste di Natale per tutti. È difficile inventare uno use case nuovo che non sia già stato creato. La cripto che inventerei si chiamerebbe CLG, come il gruppo più bello di tutta Telegram, e servirebbe per avere gif di scimmie personalizzate e tanti altri servizi molto degenerati. DBY, perché vabbè, disobelo, lo accorcio, il suo utilizzo, provare a ipoteticamente far scambiare valore finanziario barra umano fra utenza senza che ci sia il classico intermediario datore di lavoro, piuttosto che, cioè, mi immagino un content creator che può essere remunerato direttamente da chi consuma il contenuto senza dover per forza passare da Facebook, dal browser, web free proprio. Esatto, ti do del valore e ricevo in cambio del valore in forme diverse. Ma dipende perché cosa la voglio creare, in un certo senso, perché avrei milioni di idee, ma tipo avere un governance. Vabbè, token, un'idea buona però. No, le idee, cioè, buone perché... ci sono, cioè tipo ad esempio riuscire a sviluppare una piattaforma di identità decentralizzata dove magari appunto funziona a mo' di DAO e c'è una coin che influenza l'ecosistema, cioè possono votare sulla DAO determinate proposals per muovere il progetto in una determinata direzione, quindi un governance token sostanzialmente per una piattaforma di identità decentralizzata. Identità, cioè? Identità decentralizzata. Cioè tu hai una tua identità on chain con cui puoi prendere prestito, non so, collateralizzando la casa, per dire, no, ma banalmente prestito basato sul credit score, ok? Oh, porca miseria, un nome? Bitcoin non vale, no? Cryptocoin, va bene, cryptocoin, bello. Costanza Coin. Beh, sì, Costanza Coin, molto bello, Costanza Coin, sì. Accetto il suggerimento dalla regia, Costanza Coin. Che servirebbe? A mantenerti costante, cioè praticamente ogni volta che tu svolgi una routine che ti sei imposto, guadagni questo token. Se la svolgi, perdi. Se la svolgi, perdi il token, se arrivi a zero muori. O comunque, cioè, la gente ti può picchiare a gratis. Arriva proprio un'unità speciale, se sei senza token e ti riempie di legnate, per dire no, continua a tenere le tue buone azioni, le tue buone routine. La chiamerei Bircoin e organizzerei degli eventi in giro per il mondo facendo pagare solo la birra con questa criptovaluta, in modo tale da promuovere l'alcol e gli alcolizzati nel mondo, che fa sempre bene. Qual è stata la reazione più strana che hai avuto da amici, parenti o conoscenti quando gli hai detto che investivi in criptovalute? Quella standard è sei scemo, poi quella un pochino più strana è detto io ti diseredo. In realtà non avevo mai detto più di tanto né ad amici né a parenti. Ero bitcoiner prima di un tot, non gli avevo detto niente perché sapevo che mi avrebbero rotto le palle. Poi hanno visto che appunto
ci stavo dietro così, e hanno iniziato a farmi un sacco di domande. Io cercavo di tenerli fuori, ma la vera reazione strana è stata quando ho detto che mi licenziavo dal mio lavoro per andare a lavorare in cripto. Lì è stata veramente la follia, perché c'avevo i miei nonni che mi dicevano: ma quando te lo trovi un lavoro vero? Poi hanno visto che effettivamente sono andato avanti anni a campare senza dover lavorare più nel mio vecchio lavoro tradizionale noioso, e allora lì l'hanno più o meno capito. Io non ho mai parlato con nessuno del fatto che investivo in cripto, fino a un certo punto, quando ho iniziato a investire in cripto. Da quel momento in poi la gente mi ha detto: ma chi se ne frega, ma cos'è sta roba, bla bla bla, burran, tutto quanto, un po' di hype. E là allora arrivano tutti, ritornano strisciati: ma adesso dobbiamo investire. Faccio: no rega, ma siamo i massimi, è meglio non di no. Ma noi investiamo, fate quello che volete, io non c'entro nulla. E anche niente, dopo qualcuno si è avvicinato, qualcuno si è scottato, qualcuno ne sta fuori, io continuo a fare la mia vita. Ma onesto, mio padre è sempre stato molto restio da sta cosa, e la prima volta che io gliene parlavo mi diceva: sì, ma c'è il mattone sempre meglio, solite cose da italiano medio. Onestamente, più o meno il retaggio mio è quello. Diciamo che non mi è mai interessato più di tanto il parere degli altri, specialmente se non era un parente vincolante, nel senso che, cioè, questo lo do anche come consiglio, cioè se una persona non è competente nella materia di cui state parlando e vi dà un parere che sia positivo o negativo, non dategli valore. Allora, devi sapere che nel 2016, quando ho detto ai miei genitori che volevo investire in cripto e vivevo ancora con loro, 2016 comunque, attenzione, mi diceva che sono peggio del nonno e che mi voleva buttare fuori di casa, perché io ho preso la decisione di licenziarmi e fare all in sulle cripto. E quindi l'ho detto ai miei genitori e loro mi hanno detto: no, adesso se non porti a casa qualcosa vai via di casa e ti mantieni con queste criptovalute. Quindi avevo un'ansia addosso, ragazzi, anche. Sei investito nel 2016, direi che ti sei mantenuto poi. Sì, mi sono mantenuto, ma potevo fare molto meglio, sputtanato anche troppo, direi. A quanto stava Bitcoin all'epoca? $650. $650, carissimi investitori. Non pensate che abbia fatto i soldi con queste cripto, eh? Vabbè, oggi offre lui allora. Non parlo io con amici e parenti, preferisco tenere alla larga. Non sanno di questa mia seconda vita. Sanno. Loro pensano che io faccia ancora il bagnino. Facevi il bagnino? No, però pensano questo. Cioè, perché mi sarebbe piaciuto avere una foto qui sullo sfondo di te che fa il bagnino. Se vuoi te la faccio, ce la procuriamo. Però sì, io in realtà nell'altra vita, quella secondo familiari e parenti, amici, sono un bagnino che lavora a Rimini, ed inverno invece come escapologo su nei monti. Invece questa roba da divulgatore la faccio sotto anonimato. Batman, cioè bravo, sei... Bravo, l'eroe di cui non abbiamo bisogno ma che il mondo si merita. Non ho mai detto che investivo in cripto. Ho sempre detto investo, ma non gli ho mai specificato che investivo anche in cripto. Quindi inizialmente dicevo trado forex, trado valute, l'oro, gli stock e poi le cripto a latere. È arrivato già in una fase in cui ero già posizionato in famiglia, quindi non c'erano le cene di famiglia. Tua moglie che ne pensa? Mia moglie è fiera di me. Pensa che sono un folle, un investitore folle, ma è fiera. Mi sostiene, mia moglie mi sostiene. Che bello. Beh, non l'avrei mai sposata altrimenti. Se potessi tornare indietro nel tempo, quale consiglio finanziario daresti al te del passato? Allora, non rifarei questo intervento. Finanziario, sempre. Finanziario. Consiglio finanziario: studiare prima Bitcoin e capire prima Bitcoin. Ancora prima di investirci, capiscilo, studialo. Dare questo consiglio qua. Magari stare lontani da quei fuffaguru che tipo cercano di portare in modo ironico la finanza sui social. Sì, sono i peggiori. Facendo anche delle pessime figure. Anche perché la finanza è una cosa seria. Però non è che uno può fare... Chi ci scherza perché non ha capito niente. Non è che uno può creare un canale, chiamarlo investitori folli. Mi sarebbe da scemi. Valuta sempre i fondamentali in cui investi e non cambiare idea in base a quello che senti in giro. Non farti influenzare da tutti quei crypto influencer, voci varie che senti in giro. Ascolta la tua voce perché è buona. Shorta luna in leva. Ah vabbè, compro un sacco di Bitcoin quando non valgono niente. Dimenticati il wallet, ma non la seed. Di non inseguire, diciamo, la crescita di capitale in maniera così bramosa, accelerata, lifestyle, questa idea della libertà finanziaria che ormai ci vendono tutti, e di godersi di più il percorso. Cioè, il fatto di guadagnare anche solo $2 in maniera non canonica, estrarli dal mercato e non riceverli da un datore di lavoro, per me è già uno spunto per la libertà. Partecipare a meno SEO, comprare Dogecoin perché le meme coin sono divertenti. Ah, e non comprerei Luna perché mi ero innamorato di quel progetto e ci ho preso una di quelle bastonate tra terra luna, tra capo e collo. Pensate che io ho ancora i Luna che non valgono niente nel Ledger Wallet, perché quando lo apro mi devo ricordare della cazzata che ho fatto. Io mi ero comprato 10.000 Luna a tipo 70 centesimi. L'hai venduti? No, ma dopo il crollo. Ah, dopo il crollo. E sì, com'è andata? Sono sempre lì. Stanno lì. Valgono un cazzo. Valgono un cazzo. Però sai, almeno per dire ho 10.000 Luna.
una. No, io invece ne ho qualcosina di più, ma non valgono un cazzo. Non ho ritirato il gain, quindi tornando indietro nel tempo monetizzerei il gain con l'una. È uno degli errori più ricorrenti, non fare take profit. Ah, probabilmente sarebbero tutti così di posizionamento di trading, quindi credo sia banale come risposta. Però dipende quanto del passato. Me appena 18enne, per dire ancora 17-16 anni, direi interessati prima alla finanza. Cioè, perché è importante secondo me avere una cultura finanziaria elevata per poter, diciamo, mettersi in un certo senso a posto e poi magari anche fare quello che ti piace, cioè non necessariamente lavorare nella finanza. Prima inizi tendenzialmente meglio è, perché poi appunto se inizio oggi e finisco tra 70 anni, i ritorni saranno molto più bassi che se ho iniziato tipo 5 anni fa. Sì, anche perché poi è meglio pensarci subito, alla pensione non ci arriviamo io e te. Sì, esatto, se avete dai 16 ai 20 anni, ma ovviamente anche dopo, però se avete 16-20 anni, iniziate a investire presto. Iniziate a investire presto, prima in voi stessi, quindi formatevi, e poi dopo investite in asset di lungo periodo, createvi un portafoglio di lungo periodo e dopo iniziate a pensare eventualmente a una parte di speculazione, ecco. Però prima pensate a educarvi, poi dopo a investire nel vostro futuro e poi cercare magari quel rendimento in più, ma quella è una cosa che uno può anche non fare. Tante parole di valore dalla persona più inaspettata. Carissimi investitori, l'evento è giunto al termine, ma noi non ce ne andremo a mani vuote. Ora cercheremo di staccare questo bel cartellone investitori folli e di portarcelo a casa in treno. Qua può essere più complicato del previsto staccare i chiodi. Poso un attimo il microfono, È un po' complicato. E uno è andato. Anche il secondo è andato. No, ma ci sono tutti altri nastri qua per tenerlo attaccato. Ce l'abbiamo fatta, anche questa volta ce ne andiamo dall'evento con qualcosa. Mi raccomando, carissimi investitori, lasciate un like per questa nostra impresa. Intanto inquadra Marco Costanza qua, dal quale scroccheremo il passaggio fino alla stazione dei treni. Alla fine sì, alla fine ce la fai sempre, mi scrocchi qualcosa, incredibile. Grazie. Questo dove lo mettiamo? C'entra in macchina? No, infatti questo... Minchia, però è movibile, qualcosa... Si può inventare qualcosa. Qualcosa ci inventiamo. Dai, andiamo allora. Andiamo. No, porta due puntine, lo fissiamo sul cofano e lo teniamo sul cofano. Viene anche bello, se no lo tieni così mentre andiamo avanti. Sì.